boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. I do, I just solemnly convene to make the scene. Quando mi sono ammalata non riuscivo ad utilizzare i social i primi mesi, anzi ero totalmente estranea a questo mondo perché mi sentivo debole, non pronta a condividere appunto il mio percorso. Dopo qualche mese le cose sono cambiate perché ho trovato sempre su Instagram il profilo di una ragazza che come me stava vivendo un momento di malattia e che al contrario mio condivideva le sue foto, il suo viso senza capelli ed era bellissima. E da lì ho capito che anch'io avrei potuto fare lo stesso, e anche in primis per stare meglio io. Una mia amica invece che ho incontrato durante un percorso di cure di chemioterapia in ospedale l'ha vissuta in un modo diverso. Infatti lei sin da subito, dal primo giorno, ha iniziato a postare foto in cui raccontava qualsiasi momento del percorso di cura, i momenti più difficili, ma anche i momenti più belli, i momenti più di sofferenza. E lei l'ha vissuta come una sorta di diario della malattia per documentare le varie fasi. Una cosa che bisogna ricordarsi, che bisogna tenere bene a mente quando si inizia a condividere la propria storia, è che sui social si è totalmente esposti al giudizio della gente, ai commenti della gente che possono fare male. Alcuni possono essere fastidiosi, alcuni anche cattivi, come ad esempio mi è capitato di ricevere domande del tipo: quando è che guarirai? Ma sei guarita? Sopravviverai? E queste possono farti stare molto male se dentro di te non sei pronta ad affrontarle. Allo stesso modo si può scegliere di non condividere, perché comunque è un nostro diritto, nessuno ci obbliga, anzi non c'è né un giusto né uno sbagliato. Si può scegliere di non condividere la propria storia e di tenerla magari per sé, per le persone più care. La mia riflessione è che la condivisione può, attraverso un mezzo potente come i social sono, aiutare tante persone e fare davvero la differenza.